buongiorno a bordo del mini qui. Buongiorno, guardate un po' qui se riconoscete le vele, la scritta, il tambuccio e sentite il suono del mare, lo sfruscio dell'acqua. Ditemi se si sente anche lo sfruscio del vento nel microfono, perché oggi sono in abiti da città. C'era la giornata di sole bella, il mare calmo, un venticello proprio leggero, 9-10 nodi, e abbiamo detto andiamo a fare un giro. Quindi un girettino di qualche ora, 1-2 ore così, e dopodiché si ritorna a lavorare e a prendere, siamo venuti a far prendere un po' di aria fresca, anzi di acqua fresca alla barchina. Allora, eccoci qua, che questa barchina, adesso però tra un po' qua abbiamo gli scogli, dopo Virite, che siamo qua, c'è Maurizio a bordo, Virite dopo, oppure se volete passo il cellulare al cameraman e vi faccio vedere una virata in diretta, effetti speciali, niente di particolare, perché l'unica difficoltà qui in questa barca, cioè difficoltà, una manovra in più durante la virata o la strambata, sono le volanti. Ma siccome ho queste super crocette, insomma l'albero sta abbastanza tranquillo, a parte che oggi col vento che c'è non ci sarebbe neanche bisogno delle volanti. Allora aspetta, no, ti passo Mauri, ti passo a te, così fai te cameraman e io faccio la virata. Dai, vai, lascia. Oh. Siamo anche senza batecchino, il selfie stick. Allora, vai, mettiti qua che così al centro. Intanto ci sono gli scogli che sono qua vicino. Adesso c'è ancora un po' di spazio. Entra lì come ero io prima. No. Ma fai te la virata o faccio io? Fai te, dammi quello. Sì, però dove ti metti te? Qui. Logistica. Qui. No, entra lì. E che entrare dentro questa barca, l'ingresso. No, l'ingresso è anche comodo, ci sono altri mini che io non so come si faccia a entrare. Oh, ecco, allora te lo passo, aspetta qua che un po' di fruscio. Allora, ok, allora te lo passo, aspetta. Com'è? Così, voilà. Ecco, vieni. Allora, mettiti lì al centro, da lì. Allora, prima cosa, sposta i pannelli che sono nel mezzo. Poi, altra cosa, preparare la scritta sopravvento. Poi, punto la volante, sottovento. E niente, mi preparo a virare. Allora, eccoci, vogliamo mettere a bigio? Bigio, per chi non lo sapesse, è il mio super pilota BNG. Devi schiacciare auto lì. Guarda un po', ci sono gli strumenti. Qui schiacciando auto, tic, è partito. E poi se metto mode e su vento. Segue questo angolo qui, adesso vabbè glielo sistemiamo un po', qui i miei pannellini prendono il sole, così ricaricano le batterie. Te dove vuoi stare lì dentro? A cuccia? O vuoi venire fuori? Che meglio guardare qua che sta fuori.
ti piace perché lì non arriva l'aria. No. No, è una bella giornata di sole oggi, mare piatto come si può vedere, però un po' freschino ancora, diciamo che ci sono gli inizi della primavera, cioè il sentore di primavera, però ancora ovviamente siamo ancora a febbraio. Allora, che cosa vi racconto? Quante cose ci sarebbero da raccontare, ma intanto vediamo se voi fate qualche domanda, se vi viene in mente qualche domanda, qualche curiosità. Allora, siete silenziosi oggi? Allora, oggi siamo, adesso faccio una piccola lezione, intanto che qua arriva qualche domanda. Siamo di bolina. Cos'è la bolina? L'andatura che serve per risalire il vento. E tradotto in modo più pratico, cioè la barca a vela contro vela non può andare, ma può risalire il vento. L'esempio che faccio, che ho trovato un buon esempio, è come quando bisogna salire in cima sulla vetta della montagna, la strada non è dritta per dritta, ma si fa tutti degli zigzag che piano piano si risale fino in cima alla montagna. Ecco, più o meno l'andatura di bolina la possiamo associare a questi zigzag, quindi si fanno i bordi, prima con muri a sinistra, poi con muri a dritta, per risalire il vento. Cosa vuol dire muri a sinistra o muri a dritta? Allora, qui adesso noi siamo muri a sinistra, vuol dire che il vento si sta arrivando dalla nostra sinistra. Intanto Maurizio esce dal tambuccio. Com'è? No, è che oggi siamo in versione vacanziera. Altrimenti sta col pilota? Allora, aspetta un po'. Ok. Dicevamo allora. Muri a sinistra è così, cioè che il vento sta arrivando dal lato sinistro, invece muri a dritta è quando il vento arriva dal lato di destra, di dritta. Allora, qua mi hanno chiesto, allora non l'hai venduta la barchina? No, cioè in realtà ragazzi è in vendita, è solo che quando chiedono e capiscono che è in Adriatico, molti si frenano, perché le gemelle della mia, che erano già in Atlantico, quindi al nord della Francia, le hanno vendute, e anche di più della cifra che la vendo io. Qui in Adriatico io ho detto, questa barchina non mi vuole lasciare, aspetta altre avventure insieme alla sua armatrice, che ha partecipato un pochino alla costruzione, le abbiamo fatto il battesimo, l'abbiamo portata in giro per il Mediterraneo, e ho detto non ti voglio più lasciare, sei la mia armatrice preferita. Solo che oggi ce l'ha fatta un attimo a pagare, perché aspetta che mi si è scaricata la batteria di già, aiuto, aspetta che vado ad attaccare, adesso entro io di sotto, arrivo qua. Eccomi. Oh. Allora, dov'è? Qui. Dicevo, oggi ce l'ha fatta un attimo pagare, intanto che ricarico, qui attacco il cellulare. Guardate un attimo di logistica. Allora, qui e qua, poi se volete vi faccio vedere anche il mio bellissimo quadro comandi. Poi, visto che qualcuno, abbiamo un po' di persone che ci chiedono vediamo se è partito qui, se si è, oddio, c'è il cavo un po' ossidato, allora no, il cavo non sta caricando, aspetta, annulla, oddio, mi si è rigirata la telecamera, che casino, oddio, che casino questa diretta, si vede che un po' che non ci si vede. Allora, aspetta che qua, mamma mia, allora ragazzi, voi come state vedendo la io vedo, ecco qua, devo ruotare, mi viene
da piangere. A me si è ruotato il cellulare e io non so se voi cosa state vedendo. Aspetta, facciamo così. Voi vedete? Mamma mia, che casino. Aspetta un po'. Tricche, tracche e ballacche. Io non vedo più niente. Nanna. Casino. Dovrò tenere... Aspetta un po'. Niente, allora, stacco e la riattacco. No, mi sa che oggi non è giornata. Ah, bene come prima. Io vedo storto, quindi non so cosa vedete voi. Che noia. Vi stavo facendo venire il mal di mare, niente, mi sa che scollego e ricollego. Ci vediamo fra 2 minuti. Voilà, ecco, siamo di nuovo online. Ritenta, sarai più fortunato. Adesso io vi vedo dritti. Prima ho dovuto stoppare la diretta perché vi vedo tutti storti, non ci capivo più niente. Condividiamo e vediamo un po' se... Oh, sta tornando qualcuno. Allora, buongiorno. Oggi, come vedete, ci sono un po' di inghippi tecnici e la barchina, come vi dicevo, magari adesso esco fuori che anche il paesaggio è un po' meglio. La barchina, se non mi incastro tra tutti questi fili che ci sono qua in mezzo. Allora, oh, è un po'. Ehi, mamma mia, oggi è la giornata, oh, eccoci. Allora, in pratica dicevo, la barchina è in vendita, ma la barca non vuole lasciare la sua armatrice perché l'ha coccolata talmente tanto, gli ha voluto così tanto bene, che dice non mi lasciare ad altri armatori che mi martorizzano. In pratica, allora la barca, e quindi cosa abbiamo fatto? Oggi era lì in porto, la vedevamo, è un po' che la guardavo, che mi chiamava, mi diceva tu mi lasci qui abbandonata da sola. Allora oggi, vista la giornata di sole, venticello leggero, ci sono 8-10 nodi di vento, no, adesso sono andati giù, comunque la giornata perfetta da passeggio, allora abbiamo detto vabbè, portiamo fuori la barchina e facciamo prendere un po' di acqua fresca, però ovviamente ce l'ha fatta pagare, voi sapete che le barche hanno un'anima, e insomma ce l'ha fatta un attimo a pagare, nel senso che ci abbiamo messo un attimo per uscire dal porto, perché si è incastrata abbastanza, cioè col corpo, col testimone del corpo morto della barca di fianco, si era incastrato nella mia chiglia, e quindi abbiamo dovuto fare un po' di panegirici, un po' di sclerivari per uscire. Dopodiché abbiamo la ralinga, adesso poi piano piano, adesso vi dico anche tutti questi nomi che vi sto dicendo per chi è nuovo nella nautica, di modo che faccio capire anche agli altri che cosa sto dicendo. Poi un altro problemino che è venuto fuori, adesso non so, questa barca da quando l'ho messa in vendita ha deciso che vuole darmi tutte le volte queste noie, probabilmente se gli dico che non la vendo più si tranquillizzerà, perché da problema la ralinga, qui l'infieritura della randa, cioè qui in pratica questa è l'infieritura, mi si accartoccia un po' quando la tiro su e quindi fa la matassa, fa lì dentro, insomma, quindi la prima parte di salto della randa, adesso a parte che non è stata neanche troppo bene, comunque la devo tesare verso poppa per far sì che scorra su bene. Comunque, cose che capitano. E questa barca qua, più che altro è che le vele le apro in porto, la randa la apro in porto, perché se ci dovesse essere qualche problema con il motorino là, almeno ho la vela per manovrare. E quindi tirarla su in porto, che magari non va su troppo bene, poi ti va un po' di qua, un po' di là, perché qui come alzi un pezzettino di randa, subito la barca parte, e allora c'è un po' di manovre da fare. Allora, Fabio dice in vendita, allora la Transat, ragazzi,
qui si apre un mondo, quante ce ne sono da raccontare. Allora, attenta a non cadere, ok. Allora, la Transat, allora aspetta, intanto faccio due preamboli per, cioè, traduco un attimo le cose che ho detto poco fa. Trappa o testimone corpo morto, in pratica quando uno è in ormeggio in porto, ci sono, cioè come si fa a tenere ferma la barca? Se è prua in banchina, quindi la parte davanti in banchina a poppa, ci deve essere qualcosa che la ferma. E ci sono queste cime del corpo morto che fermano la barca. Il corpo morto in sostanza è un peso, un'ancora, qualcosa, un ancoraggio, insomma un peso, qualcosa dietro, che tiene ferma la barca. E comunque, per chi vuole approfondire tutti questi argomenti, nei nostri videocorsi su www.25anni.com, nei videocorsi di vela sono spiegati molto bene, spieghiamo tutto nel dettaglio, come fare, eccetera, eccetera. E in pratica le cime del corpo morto, quindi quelle che noi prendiamo per fermare la barca in porto, a poppa, stando prua in banchina, a prua le cime le attacchiamo alla banchina, a poppa ci sono le cime in acqua, queste attaccate al corpo morto. Queste cime qua, quando noi usciamo dall'ormeggio, le molliamo, quindi se non hanno un galleggiante vanno a fondo. E come si fanno a recuperare? C'è il testimone o trappa, che è una cima che sta sul fondo del porto, che collega le cime del corpo morto con la banchina. Quindi uno, quando torna dall'ormeggio, entra in ormeggio, lancia le cime a terra e subito dopo prende questa trappa, cammina e tirando avanti la trappa si porta una galla alle cime del corpo morto. Bene, piccola parentesi. Allora invece adesso, perché non ho fatto la mini Transat? E troppi motivi ci sono. Adesso così non ve li posso dire, 448. Vi posso dire solamente che, allora, le barche sono fantastiche, queste barche qui sono fantastiche. Tra l'altro il cantiere della mia barca, questo cantiere qui, se volete la barchina guarda la mia, ha un'offerta molto speciale, perché ne deve stampare 10 il cantiere, quindi siccome è agli sgoccioli per finire la stampa delle 10, perché dopo 10 barche la barca diventa di serie, e quindi ha fatto un'offerta molto speciale, cioè vi dico che manco io l'ho pagata così. Quindi potete approfittare. Poi se volete più informazioni o cose, magari scrivetemi in privato, vi do tutte le informazioni varie. Ecco, e quindi vi dicevo, queste barche sono fantastiche perché sono barche di 6,5 metri, quindi hanno il costo, allora il costo di acquisto no, è come una barca grande più o meno, però il costo di gestione è come quello di una barca piccola, quindi una barca di 6,5 metri, insomma 7 metri mettiamo. E in più però, anche se è una barca piccola, quindi che ci si può andare anche via da soli, è fatta apposta per andare sia via da soli che in due, noi siamo andati via anche in tre, delle mini crociere, diciamo i weekend extreme, che non sono crociere quelle, ma sono weekend extreme, che poi magari adesso li riapriremo, visto che la barca sembra rimanermi a me, probabilmente riattiveremo questi weekend extreme, quindi rimanete collegati sulle nostre mail, sui nostri social, che vi invieremo appena possibile, appena saranno nuovamente aperte le date e tutte le informazioni. E cosa volevo dire? Mi sono persa, chiacchiero troppo. No, volevo dire che è una barca di 6,5 metri, quindi la gestione è una gestione di una barca piccola, però ti permette di fare grandi cose, perché con barche così piccole, cioè, ci puoi prendere burrasche, non è che uno se le va a cercare, però sai che se tu sei in navigazione e ti arriva cattivo tempo, magari non hai visto bene le previsioni, ecco, non è che ci rimani lì in mezzo, la barca è fatta apposta per affrontare anche situazioni di vento un po' più ignorante, e anche soprattutto di mare, perché è molto difficile quando c'è vento forte, diciamo, la difficoltà si alza se c'è mare, quello che mette difficoltà. In più ci sono tutte le vele per qualsiasi condizione di vento. Io infatti paradossalmente mi sento più tranquilla a bordo della mia barchina che di altre barche più grosse, perché io qua qualsiasi condizione di vento e di mare che mi ritrovo ad affrontare, so che la posso affrontare. Ed è molto importante
psicologicamente che un armatore, lo skipper, insomma il comandante di una barca si fidi della propria barca, perché c'è anche il detto che la barca dice all'uomo: tu tienimi lontano dalla terra che io ti salverò dal mare. E ovviamente ci salva dalle burrasche, ma sappiamo che ci dobbiamo fidare della nostra barca. Quindi qua io adesso vi dico le vele che ci sono su queste, sulla mia barca, diciamo. Adesso quest'anno è cambiato il regolamento dei mini, e quindi anziché 7 vele sono permesse 6 vele. Io ce ne ho 7 a bordo di questa barca. Ho la randa con 3 mani di terzaroli, poi ho il fiocco con una mano di terzaroli, si vede lì. In pratica il fiocco si riduce, quella parte lì è il nuovo punto di mura, e la tela in avanzo va chiusa lì dentro, che c'è una zip. Quindi il fiocco ha una mano di terzaroli proprio come la randa, come il funzionamento della randa. Poi, quindi due vele. Poi ho la tormentina, che l'ho usata diverse volte per stare abbastanza tranquilla, e anche quando ho rotto il timone per tenere sotto invelata la barca, in regata. Poi ho il code zero, che adesso non vi sto a spiegare troppo cos'è, però comunque chi lo sa cos'è. Il code zero, poi ci sono 3 genhacker, uno si chiama code 5, è un genhacker diciamo da stringere, che ha il tessuto del genhacker, però molto spesso è un genhacker da vento e da fare andature più strette. E poi ci sono 2 genhacker, il medio e il grande. Il medio addirittura ha la mano di terzaroli, che è nuovo, cioè c'è la tela che scricchia, poi magari dopo ve la faccio vedere, è nuovissimo, l'ho usato forse 3 volte. E poi c'è lo spi max, il genhackerone quello grande, che ha una forma più di uno spi, che è quello dove c'è anche il logo di DGP Servizi, e quello lì è strausato perché è un genhacker fantastico, che lo uso da 2 nodi di vento fino a 20 raffiche, a 25 nodi di vento, e lì la barca inizia a correre. Che velocità fa questa barca! Abbiamo fatto il record assoluto di velocità, 18 nodi il picco massimo, e 15 nodi stabili li fa col genhacker ovviamente. Quindi è una barchina che gli piace viaggiare. Vuoi mettere il genhacker? Se vuoi sì, però orza parecchio. E poi là facciamo un'altra virata, semmai. Ecco, infatti io prima a Maurizio gli avevo proposto: vogliamo mettere sul cozziro il genhacker? Ha detto no, andiamo via tranquille, vele bianche. Adesso gli ho presa voglia di mettere il genhacker. Allora, Mattia dice: come si mette la mano di terzaroli sul genhacker? In pratica la mano è più o meno come quella del fiocco, ti faccio vedere. Il genhacker ha una cerniera tipo questa, è un nuovo punto di mura, quindi cioè, lo si tira giù, lo si chiude, quindi lo si rimpicciolisce, il genhacker intendo, e si mette la nuova, si mette sul genhacker ridotto. Mi hanno detto che quel genhacker lì si usa con 30 nodi. Io ancora non l'ho mai usato con 30 nodi, l'ho usato 2-3 volte, ma non mi ricordo perché è un genhacker un po' più magro rispetto a quello grande, quindi magari se devo stringere un po' di più, adesso non mi ricordo, oppure quando sono in trasferimento da sola, se voglio andare via più tranquilla, ma così, se no sì, 2-3 volte l'ho usato e basta, è nuovo. Allora, poi vediamo, qui è arrivata anche un'altra domanda. Allora, aspetta. Allora, vediamo. Giuseppe dice... Allora, aspetta un po'. Ciao Elisabetta, ormai sei come una sorella qualsiasi. Percorso sceglierai oltre ad avere, aspetta un po' che, oddio, non si apre il commento, niente, non si apre il commento,
Bene, poi mi chiedono chi è Maurizio. Maurizio è l'armatore di Eyawena. Di due Eyawena. Eyawena figlia e Eyawena madre. Eyawena figlia è il suo Obicat 16, invece Eyawena madre è l'Elan 40, con cui spesso vedete magari dei video sul canale YouTube un po' in crociera. Bene, allora io cosa vi dico? Io lo so che voi volete sapere sta mini transat. Penso di averci messo il crociore, lo so che è brutto da dire, però allora Alfredo dice quando riprendi il weekend extreme. Ma allora pensavo di dover sistemare meglio la barca. Ah, ecco, infatti qui oggi va un grande ringraziamento a Veneziani, perché appunto siccome da fuori vedevo un sacco di barba, anzi meglio, che visto che è una signorina, di capelli sulla barca, ho detto mamma mia, devo rifargli l'antivegetativa. E invece oggi siamo usciti, la barca prima sbandava un po', quindi sono riuscita ad affacciarmi e vedere come era messa sotto lo scafo, pulito. Cioè ovviamente non sarà tirato lindo come quando uno fa l'antivegetativa nuova, ma pensate che io ho fatto l'antivegetativa a giugno, la barca più o meno è sempre stata, è stata 1-2 mesi in secca, poi l'ho rivarata a novembre, non l'ho più toccata fino ad oggi ed è pulita. Fuori c'ha delle alghe, aiutali proprio a vista, che tipo mettono subito spavento, come ad avvisare oh prenditi cura di me. E poi invece quando è sbandata questa fa la sbirurina, la sbarastina, e invece la barca è pulita. Allora ragazzi, io lo so che vorreste dire ma la mini transat, lo so anche io. Più che altro quanta fatica ho fatto per essere qualificata ed essere ammessa alla mini transat, però anche ultimamente mi sono arrivate delle notizie, diciamo, che bisogna prepararsi col coltello tra i denti, bisogna avere il carattere un po' ignorante, perché altrimenti le martellate nella testa che ti arrivano si sentono. Questo è solo un piccolo anticipo. Per il resto la barca è fantastica veramente. E resta un po' di meno, diciamo, decisamente molto meno. Però la barca è fantastica. Allora, e poi quest'estate ci sarebbe, a dire la verità, anche una bella regatta, sempre nel circuito mini, che va alle Azzorre, che a me personalmente interessa anche di più come regatta rispetto alla mini transat. Però ho bisogno di un attimo, cioè oggi dopo tanto tempo ho ripreso la barca, ho bisogno di un attimo di prendere un po' di respiro, cambiare un attimo aria. Sono andata su altre barche perché ho detto, perché se no mi prende la nausea e c'è il rischio che non ci risalgo più. Allora, queste alcune anticipazioni, poi adesso magari prima o poi troverò il modo di dirvi un po' tutto quanto l'accaduto. Allora, qui vediamo, Roberto dice si riparte, allora buon vento. Allora, sì, si riparte, però quest'anno penso, sempre sì, che ormai sa che se non arrivano altre richieste di acquisto della barca, perché queste barche si vendono in particolar modo finita la transat, a settembre, fine settembre, ottobre parte la transat, e da quel momento ogni 2 anni, e nel momento in cui, nell'anno in cui parte la transat fino a gennaio, febbraio c'è tantissima richiesta delle barche, infatti tutte le barche vengono vendute, la maggior parte, in questo periodo. Perché? Perché gli atleti, i nuovi atleti comprano le barche per fare la loro campagna mini transat, che quindi dura 2 anni, e alla fine dei 2 anni, quando faranno la transat, rivendono le barche, e quindi c'è di nuovo il giro di nuovi armatori e vecchie barche che appunto prendono nuovi armatori, anche magari molti acquisti di barche proprio nuove. Mi sono arrivate tante richieste, tutte dal nord, dai mari freddi,
E quando dicevo, quando scoprivano che la mia barca era in Adriatico, ci pensavano un po'. E allora ho detto, allora vorrà dire che questa barca me la godrò io, faremo un po' di weekend extreme. Cosa sono i weekend extreme, per chi non lo sa? Sono dei weekend dove, in pratica, per chi vuole uscire dalla zona di comfort, con i weekend extreme ci si esce, ma ci esco parecchio anche io, perché ogni volta dopo i weekend extreme mi ci vuole, che finiscono, sono dal venerdì alla domenica, fino a mercoledì mi ci vuole per recuperare le forze, perché in pratica venerdì si conosce un attimo la barca, si esce e poi si naviga quasi ininterrottamente, non stop, fino alla domenica. Solitamente facciamo una tappa nel mezzo, però che cosa si fa in questi weekend extreme? Innanzitutto si impara a gestire la barca con tutte le condizioni di mare e di vento, perché io dico fino a 30 nodi si esce, cioè se vedo che la situazione non è pericolosa si esce, se supera i 30 nodi magari un pensierino ce lo facciamo, se uscire o no, cioè se supera i 30 nodi no, non si esce, però se le condizioni sono appena sotto i 30 nodi si esce lo stesso. Se c'è bonaccia non si accende il motore e si impara a far camminare la barca in bonaccia. Io quello ormai sono diventata bravissima, cioè, nell'ultima regata c'era zero vento e sono riuscita a far camminare la barca a 0,5-0,8 mi sembra, perché ne ho prese tante di quelle bonacce che se volevo imparare a levarmi da quella noia lì, ho imparato a far camminare la barca anche in bonaccia. Questa barca, che questa ha equilibri un po' differenti magari da altre barche, perché ha uno scafo più piatto, molto largo, eccetera, eccetera. Il musone davanti, c'è una gran prua. Poi, quindi si impara a gestire la barca con tanto vento e con poco vento, e si impara a gestire tutti i tipi di vento. Buonanotte, di vele, quindi vabbè, le vele, cioè le mani terzaroli, sia al fiocco che alla randa. Poi si fanno i cambi mettendo il cozziro, il gennacker, la mainata del gennacker. Si possono fare anche un po' di prove se uno vuol provare da solo. C'è la gestione delle volanti, che adesso da me non è così importante, la gestione delle volanti, cioè è importante, però non come nei prototipi, dove hanno degli alberi, ve lo faccio vedere. In pratica queste qui sono il mio albero, queste sono le mie crocette, cioè guardate, questa crocetta qui è enorme e arriva all'esterno sulla murata. Inoltre sono acquartierate vuol dire che sono inclinate, cioè verso poppa, e quindi in questo modo danno molta struttura all'albero. Invece nei prototipi ci sono le crocette a volte, cioè molti, maggior parte dei prototipi, le crocette dritte, cioè non danno questa solidità, questa struttura all'albero, e quindi di conseguenza se non si manovrano bene le volanti, che sono queste qui, con lo spi su, boom, si rischia di disalberare. E quindi nei weekend extreme si impara anche la gestione delle volanti su una barca fatta con questo albero qua di serie, dove diciamo se anche si sbaglia non succede granché, l'albero non è contento, però diciamo per tirare giù l'albero dai, ci si deve impegnare un po', perché le mie paranoie dovete sapere che sono tirare giù l'albero e gli scogli, insomma direi che sono due paranoie abbastanza. Un altro, la chiglia. La chiglia? No, qua sono tranquilla. Qua sì. Dopo quello dipende dalle barche. La barca mi dice con me puoi stare tranquillo oppure no. Ancora gli ormai. Sì, Maurizio dice gli ormeggi con lui perché io gli dico fai quello, sì sì, e poi sta lì fermo, tipo lancia la cima, sì, e sta lì con la cima ad aspettare, lanciala, sì, non la lancio. Allora aspetta, che mi sa che era arrivata un'altra domanda. Mattia, ma ci puoi dire come mai non sei riuscita a fare la mini transat? Ho seguito tutto l'allenamento e la tua preparazione e mi dispiace non sapere cosa è successo. È l'albero, armo 7 ottavi, cioè armo frazionato, sì o no? Aspetta, che disastro che non lo so.
sì. No, non è proprio sotto, è appena sotto, sì. Allora, qui adesso vi faccio vedere i bellissimi campi di cozze. Si vedono tutte le boe. Qua c'è dove la croce, la delimitazione. Comunque adesso ci passiamo vicino. Comunque ragazzi, non è che io non sono stata ammessa alla Mini Transat. Ho disdetto io la partecipazione. E adesso qualcuno qui potrebbe direttamente insultare e altri no. Allora, ci sono stati tre i motivi per cui ho detto non devo andare. Però ovviamente non ve lo dico. Sì. Anche Maurizio dice non lo dire. Sì, sono stati tre i motivi. Che appunto non, cioè, non me li posso svelare adesso. No. Mai? Dai, prima o poi ve li dirò. Devo trovare il modo di dirlo, perché cioè, non è che proprio tutto si può dire così. Tocca trovare le parole giuste, le cose giuste. E comunque, allora io, qualcuno dice, ma non sei stata qualificata. No, la qualifica l'ho fatta, io ho fatto anche tante miglia di più oltre quelle richieste obbligatoriamente, però quelle certificate le ho avute, insomma, quelle là, con un po' di punizioni nel mezzo, quindi mi hanno dato delle miglia integrative da fare, però alla fine, non sono andata su io, ecco, la sostanza è questa. E devo dire che a posteriori è andata anche bene, perché questa è stata una Transat un po' particolare. Non so se avete visto che c'è stato prima uno stop nel Portogallo e poi dopo invece l'Aliseo nell'Atlantico non si è fatto sentire così, cioè si è fatto sentire bene gli ultimi giorni, e quindi ho detto va bene, io ho seguito cosa mi diceva il destino, il fatto, non so, chiamatelo come vi pare, la conseguenza delle tutte le cose, come andavano, come non andavano. E ho capito che mi stavano arrivando dei messaggi dall'universo, non lo so, chiamate le filosofie come vi pare. E quindi dal primo motivo, dal secondo motivo, dal terzo motivo, più qualche dubbio, ho detto boh, non è l'anno giusto. Allora, poi qui dice Roberto, ma è difficile gestire le virate strambate quando devi cazzare la scara anche le volanti, se no ti si impiglia il boma. Aspetta, devo andare anche le scale. Se no ti si impiglia il boma, vero? No, il problema delle volanti. No, no, il boma. Allora, sni, però non è quello il problema. Allora, nelle volanti, in pratica, adesso vedete che qui c'è la volante sopra vento cazzata e quella sotto vento, cioè quindi quella dietro la vela, è molla. Vediamo se si vede, aspetta, vi giro la telecamera, facciamo prima. Allora, cosa fai Mauri? No. Allora, qui questa è la volante sopravvento che cazzate, invece quella di là, quella lì vedete che è molla, questa. E invece questa qui è cazzata. Come si fa nella virata? Ma vogliamo virare? Oh. No, dai, si allontana, che ore? È anche ora di tornare, ci abbiamo anche... No dai, c'è vuole un po', quante miglia saremo? Boh. Ah, tra l'altro ci abbiamo anche l'AIS acceso. Così se qualcuno vuol curiosare. Dai, viriamo? No, tanto è bello star lontano dalla terra. Sì, si vuole spurgare il cervello. Allora, nella virata... Vabbè, poi qua dopo qua... Vabbè, no, dobbiamo virare tra un po'. Nella virata, in sostanza, è la volante o nella strambata, il punto è che la volante da una parte va cazzata e dall'altra va mollata. Se rimane cazzata e nella strambata, ad esempio, che il boma fa sboom e passa e batte e continua a premere sopra la volante, capite che influisce sull'albero. Adesso non so se si capisce come sto spiegando. Comunque il problema nella strambata è quando la volante sopravvento, che poi diventerà quella sottovento, se il boma che fa il giro, non è la strambata, fa una bella rincorsa, poi dipende anche di come gestite insomma la randa, cambiamo, fa
sì. Vai, molla la volante. Adesso, viste le condizioni di oggi, le volanti, diciamo, potremmo anche dimenticarcele su questa barca qua. Vabbè, puoi aprire la... a posto. Vai. Strambi, vira, fa qualcosa. Cioè, vogliamo virare o strambare? Strambi? Allora, adesso... Ah, io sono qui in traiettoria. Allora, in pratica, guardate un po', adesso lui stramba. Guarda il boma. Boom! Ecco. E oggi non c'è vento. Quando c'è vento... Oh. Quando c'è vento, quella bottarina che si è vista adesso del boma dà fastidio all'albero. Cioè, se batte sopra la volante che rimane cazzata, non è una cosa... divertente per l'albero, nel senso che se lo si fa male si rischia anche di buttare giù l'albero. Ti devo cazzare qua il fiocco? Molla? Molla. Orda un po', un pelo. Aspetta. No, non è mollato, Mauri. Posta. Sì, adesso qui, oddio, si è incastrata una stecca anche lassù. Adesso sarebbe da spiegare. Bene, allora oggi abbiamo fatto un po' di chiacchiere, so che vorreste anche vedere come andiamo su eventualmente lo spi. Vogliamo andare sullo spi? Però tocca che metto giù la telecamera, se no non riesco a fare tutto. Ebbene, vi saluto. Ci vediamo prossimamente, magari in un video un po' più calmo, vi farò vedere come funziona bene questa barca, tutte le varie manovre. Ma ci vuole un attimo, dobbiamo passare tutte le cime, una roba lunga. Niente, è passata la voglia, non la voglio più mettere. La mettiamo o no? Sì. Sì? Ok. Bene, ok. Quindi, oggi qui era una chiacchierata, però visto che me l'avete chiesto, faremo un video dove vi facciamo vedere per bene come funziona questa barca e tutto, insomma, come funziona anche armare le vele, le cose, che è come le altre barche, uguale. L'unica differenza su questa barca qui è che ha il bon presso che rotea sul pulpito di prua. Ed è un buon presso mix tangone, cioè si può strallare, quadrare e anche tirare su o in giù. E quindi vi faremo magari un video, prima o poi, dove vi facciamo vedere tutto come funziona questa barca. Per gli altri che lo vorranno vedere dal vivo e fare queste prove, vi aspettiamo nei Weekend Extreme, quindi se siete iscritti alla nostra mailing list vi arriveranno le informazioni lì. Altrimenti vediamo, ma magari metteremo anche delle informazioni qua sui social. Quindi buona giornata a tutti e alla prossima puntata. Ciao ciao, salite a bordo su www.25nodi.com. ciao.